Ragazzi, buoni, state buoni, per piacere. Non è facile fare lezioni a distanza. Buoni. Allora, bravi. A proposito della storia del nostro paese, okay, adesso sentiamo Abdul. Dunque, Abdul, qual è la data dell'unità d'Italia? A posto, Semo. Ma cosa vuole che sappia Abdul, che non sei neanche italiano? Ma dimmi se è giusto adesso che tutta la classe abbia questa palla al piede, che poi restiamo indietro col programma. Questa è la voce di un genitore, è vero? Questa qua. Mattia, è la voce di tua mamma, questa qua. Ma hai lasciato il microfono acceso? Deficiente! E allora, puoi rispondere tu, Mattia, che mi sembra che a casa siete tutti molto attenti, eh? Sentiamo in che anno è stata unificata l'Italia. Amore, va su Google, va su Google. Mattia, Google, non vorrei mica lasciare indietro tutta la classe anche tu, no? Senta, professore, questa ironia se la può risparmiare, va bene? E mi domanda l'unità d'Italia, che è da un anno che siamo chiusi in casa. Andrà tutto bene, anche, ci hanno detto. Che non riesco neanche a fare due spese perché dobbiamo fare la DAD. Ma non vi rendete conto poi che uno va via di testa? Gli insegnanti stressati, gli studenti penalizzati e i genitori invece? Nessuno pensa che anche loro vanno via di testa. Beh, sa, professore, il libro di storia dove può ficcarselo? Tutto quanto, il ciappa il libro di storia e si ubica tutto in tempagno. Thank you.